Avete visto dunque che cosa si cela davvero dietro al canto e alla cantoterapia? La cantoterapia ha origini antichissime. Dobbiamo risalire alla figura mitologica di Orfeo. Pacifista, non violento, elimina i sacrifici animali e li sostituisce con gli incensi. Con il suo bel canto, Orfeo riesce a sconfiggere i draghi e a creare armonia tra tutte le creature, vegetali, animali e umane. Attraverso il suo bel canto, Orfeo compie un vero miracolo. Anche se vedo anch'io la follia del mondo, non perdo il mio entusiasmo e non mi arrendo. Senti l'eterno presente, centrati nel momento, sospendi abitudini, allena solitudini per non vivere più soltanto nei pensieri, sempre sospesi tra domani e ieri. Nei giorni in cui cerco il silenzio, negli altri che mi sento dentro, il miracolo del canto. Nei giorni in cui ho un'orchestra dentro, negli altri che sorrido e sento, il miracolo del canto. Nei giorni in cui cerco il silenzio, negli altri che mi sento dentro, il miracolo del canto. Anche se ancora non ci conosciamo, sento che tutti noi ora siamo salvati dal canto, salvati dal canto, salvati dal canto. Nei giorni in cui cerco il silenzio, negli altri che mi sento dentro, il miracolo del canto. Nei giorni in cui ho un'orchestra dentro, negli altri che sorrido e sento, il miracolo del canto. Nei giorni in cui cerco il silenzio, negli altri che mi sento dentro, il miracolo del canto. Nei giorni in cui ho un'orchestra dentro, negli altri che sorrido e sento, il miracolo del canto. Nei giorni in cui cerco il silenzio,